Cari amici, oggi parliamo di depressione, ma di un particolare tipo di depressione che è la depressione autunnale. La depressione è un grosso problema perché può essere la base di tante patologie. E ricordiamoci, i farmaci antidepressivi sono i più venduti al mondo. Mille cause concorrono alla depressione, ci sono cause ormonali, ci sono cause farmacologiche, ci sono cause psicologiche, così via. Però una delle cause, diciamo, naturali, in un certo senso, di depressione è l'autunno. Arriva l'autunno, le ore di luce diminuiscono, incominciano queste giornate nebbiose, la luce diminuisce e questo determina fisiologicamente depressione, tanto che nei paesi nordici dove, specialmente appunto in una parte dell'anno, il periodo di luce è limitato, l'incidenza di depressione, oserei dire anche di suicidio, è molto più alta che all'equatore, dove invece è molto ridotta. Quindi c'è un rapporto diretto tra luce e depressione. E quando c'è poca luce, quando c'è il buio, aumenta in noi un ormone che è la melatonina, ricordiamo melatonina, melanos, no? Che porta un po' di buio cerebrale, porta tutto un rallentamento, un tale rallentamento che alcune volte è positivo, perché questo rallentamento vuol dire anche rallentamento dell'infiammazione, dell'ossidazione e così via, quindi la melatonina è sostanzialmente un antiossidante come ormone, può anche prolungare la vita, però riduce la qualità della vita, perché induce sostanzialmente tristezza, ecco, quindi è importante per chi magari prende farmaci a base di melatonina. Ecco, in autunno aumenta fisiologicamente il nostro livello di melatonina e quindi noi dobbiamo in qualche maniera antagonizzarla perché soprattutto in certi soggetti particolarmente sensibili, il novembre per esempio è il momento della depressione, novembre-dicembre, che poi migliora col solstizio d'inverno, dopo Natale migliora per magia, ma non è una magia perché allungandosi le giornate, allungandosi i periodi di luce, questa situazione migliora. Cosa possiamo fare quindi noi per migliorare questa situazione, per antagonizzare la depressione autunnale? Abbiamo due cose semplicissime che si possono fare, quindi non è che sia una cosa pazzesca, no? Se non abbiamo chiaramente un problema depressivo maggiore, profondo, delle ragioni profonde per le persone, tipo, non so, uno può avere il morbo di Parkinson, può avere delle patologie complesse, anche ormonali e così via. La prima cosa è assumere una pianta bellissima, che è la pianta del sole, la pianta della luce, e noi antagonizziamo con la pianta della luce il buio dell'autunno. E questa pianta è l'iperico. L'iperico, che è questa pianta che si raccoglie molto spesso nel giorno del solstizio d'estate, il giorno di San Giovanni. Quindi noi possiamo prendere degli estratti di questa pianta, che sono estremamente interessanti, è attivissima, ci sono moltissimi lavori che dimostrano tra l'altro che questa pianta agisce come antidepressivo, nello stesso modo e molto spesso con gli stessi risultati degli antidepressivi, e non ha però gli effetti collaterali degli antidepressivi. Naturalmente tutto deve essere preso con cautela, perché se uno assume l'iperico, per esempio, in contemporanea a farmaci molto complessi, questo non va bene. Però se una persona dice io sto abbastanza bene, però mi sento un po' giù in autunno, l'iperico ti dà una carica di luce, una carica di energia molto buona, molto maggiore e senza effetti collaterali rispetto agli antidepressivi comuni che si usano molto e che spesso anche si abusano. La seconda cosa utile da iniziare durante la stagione autunnale è il banale, il vecchio olio di fegato di merluzzo. Quello che già ai miei tempi, quando ero bambino, andavo a scuola, ci si somministrava il cucchiaio di olio di fegato di merluzzo. L'olio di fegato di merluzzo non è una cosa così banale, è un omega 3, ma non è un omega 3 così banale come l'olio di pesce, che peraltro va benissimo nelle problematiche infiammatorie e cardiocircolatorie, perché è un olio di pesce ricchissimo di DHA. Il DHA è un acido grasso particolarmente favorevole per il cervello, quindi il cervello viene, possiamo dire, sfiammato, viene aiutato da questo DHA. E poi l'olio di fegato di merluzzo contiene anche naturalmente una buona quantità di vitamina D. Noi sappiamo quanto sia importante però la vitamina D sia per le nostre ossa, ma sia anche d'inverno, quanto sia importante come antidepressivo. La vitamina D è importantissima, è una sorta di vitamina ormone
che ha moltissimi effetti positivi anche a livello immunitario e così via, e poi contiene anche la vitamina A. La vitamina A è un trofico per il cervello, quindi ha un effetto estremamente interessante proprio anche a livello cerebrale. Quindi l'olio fecale merluzzo, diremmo, è un apporto molto interessante di sostanze lipidiche facilmente assorbibili, mentre per esempio gli omega 3 di pesce sono molto più difficilmente assorbibili, contengono poco DHA e contengono l'EPA, e quindi è molto indicato nell'autunno in soggetti che magari si sentono un po' giù dal punto di vista psicologico in autunno. E quindi noi possiamo, con queste due semplici sostanze, l'estratto di perico, che può essere preso in compresse, in gocce, eccetera, eccetera, magari al mattino quando ti svegli al mattino, ti senti un po' giù in questo buio mattutino, hai giornate nebbiose, piovose, eccetera, eccetera, quindi un po' di perico, poi fai colazione e ti prendi una capsula di olio di fecale merluzzo e magari ne prendi un'altra durante la cena. Proteggi le ossa, proteggi il tuo sistema nervoso e attivi un po' tutto l'organismo in una maniera molto semplice, molto banale e molto naturale. Quindi direi che è una soluzione molto interessante con la quale invito tutti ad affrontare l'autunno. Arrivederci al prossimo video.